Buongiorno, la nostra rubrica Mani in pagina di questa settimana si occupa di libri che parlano di libri. Può sembrare una tautologia, in realtà è molto divertente parlare di libri e quindi moltissimi illustratori e autori si cimentano parlando a bambini e ragazzi in due modi diversi e per spiegarvi come ho scelto due albi apposta. Uno si chiama Non aprite questo libro, o peggio per te, di Andy Lee, e l'altro si intitola Volta la pagina di Maria Loretta Giraldo e Nicoretta Bertelle. I due atteggiamenti si possono riassumere così: invitare i bambini alla lettura con un atteggiamento, diciamo, positivo, spiegando che la lettura apre mondi, invita a scoprire storie fantastiche, a inventarsi dei nuovi personaggi, oppure un atteggiamento all'opposto che, diciamo, un po' fa finta di scoraggiare la lettura, ma in realtà fa pensare al libro come qualcosa di misterioso, di particolare, che non bisogna aprire perché è pericoloso, per esempio, o perché può succedere qualcosa di inaspettato. E proprio questo stuzzica la curiosità dei lettori. Infatti, in questo libro, Non aprire questo libro o sarà peggio per te, Andy Lee, diciamo che riassume il suo lavoro in classe, fatto proprio con dei bambini della scuola primaria. E gioca con questo personaggio che sembra un coniglio, insomma, un po' panciuto, un piccolo mostro, che è un po' il padrone di questo libro, e invita i bambini assolutamente a non aprirlo e gli fa degli scherzi. Il libro è pesantissimo, pure scotta, insomma ne succedono un po' di tutti i colori, finché se il bambino prosegue nella lettura, questo personaggio incomincia a subire le conseguenze, diventa sempre più piccolo, fino alla sorpresa finale. È un libro molto divertente, che rappresenta un ottimo punto di partenza per giocare insieme. Devi leggere, ma devi proprio leggere, ma davvero non hai proprio niente di meglio da fare. Scherza in questo modo e tra una risata e l'altra i bambini si appassionano davvero alla lettura. Volta la pagina, invece, è un libro pieno di magia, soprattutto per le illustrazioni che suscitano curiosità per i colori, per i personaggi. La storia è in rima, quindi si presta a un ritmo particolare, quasi cantato, che quindi accentua un po' questo senso di meraviglia, di gioco, e poi invita proprio i bambini ad osservare anche ogni particolare. Nelle pagine ci sono tanti personaggi, tanti spunti, un pesce con le ali e con le gambe, un uccellino, un bambino, tanti fiori. Questo può portare a un racconto a più voci, che coinvolga anche direttamente i bambini e che li stimoli alla scoperta e al gioco. Adatto anche, secondo me, per i più piccoli questo. Ma questi due atteggiamenti, quello di incuriosire, quello di stimolare, com'è che possono essere messi in atto? Ecco, qui ci sono dei manuali che aiutano di più i grandi, insomma, nell'approccio alla lettura. Questo è ancora una via di mezzo ed è adatto soprattutto ai lettori adolescenti e giovani ed è fatto a fumetti. Dimmi cosa leggi e ti dirò chi sei. Quali sono i vizi, le preferenze, i tic di un lettore? Qui l'autore, Grant Snyder, il libro di Feltrinelli, lo spiega con i fumetti e in modo molto divertente anche qui, perché si va appunto dalle librerie, quando si va a casa di qualcuno si guardano i suoi libri, perlomeno a un lettore viene spontaneo farlo e magari in base a quello che si trova si considera la persona, le sue preferenze e le sue attitudini.
Infatti una delle prime cose che chiede quest'autore è non giudicatemi per i miei libri. Oppure dove si legge, anche magari in luoghi curiosi, come si legge. Questo libro costituisce sicuramente un punto di partenza, anche adatto ad essere affrontato in gruppo, perché se, attraverso le abitudini di lettura e attraverso le preferenze si scoprono anche moltissime cose di una persona e quindi può essere anche una base per dialogare, per confrontarsi, per vedere le persone che si hanno accanto da un altro punto di vista. Questo invece è un manuale dedicato allo storytelling, perché le storie sono quelle che troviamo nei libri, ma sono anche quelle che si possono inventare gli adulti con i bambini e che mettono in gioco la loro relazione. Gli autori di questo libro sono due insegnanti di formazione steineriana. Entrambi sono impegnati in scuole nel bosco, scuole all'aperto, quindi esperienze insomma anche innovative, creative di insegnamento, e qui offrono tantissimi spunti, anche degli esercizi pratici per usare la narrazione nel rapporto educativo. Quindi va benissimo per i genitori, va benissimo per gli educatori, per chiunque abbia a che fare con i bambini, anche per esempio in un oratorio, si può imparare quale tipo di storia è meglio raccontare, come usare la narrazione in un contesto di vita quotidiana e da dove partire. Qui i suggerimenti che danno sono anche molto semplici, gli oggetti che i bambini hanno a portata di mano, gli ambienti, e poi ci sono anche tanti esempi, perché dagli spunti che vengono offerti si possono già vedere delle storie costruite. Quindi è un manuale non solo teorico ma anche molto pratico, che può aiutare nei contesti di vita quotidiana. Questo ovviamente dedicato agli adulti, non ai bambini in particolare. Lo stesso fa Alice Bigli, che tra l'altro è una dei promotori insomma del Festival Mare di Libri, che si svolge a Rimini ogni anno, uno dei principali festival dedicati alla letteratura per l'infanzia. È anche stata per tanti anni libraia, è una formatrice, quindi ha una grandissima esperienza da spendere, e in questo libro la illustra in modo molto interessante, molto diretto, molto vicino al lettore. Come si fa a far innamorare un bambino, un ragazzo della lettura? È una impresa non sempre facilissima, perciò qui ci sono alcune coordinate di riferimento. Non per tutti vanno bene gli stessi libri, quindi come scegliere i libri da proporre, quale tipo di storie e come si fa anche ad allenare la lettura, la lettura come se fosse proprio un esercizio da tenere costantemente fatto, proprio come si va in palestra, invece ci si accosta ai libri. Questo anche per arrivare a proporre la lettura in modo accattivante, in modo interessante e non come un peso che precipita sugli studenti, magari solo durante l'estate, quando hanno delle liste di libri da leggere per i compiti delle vacanze. Vi ringraziamo per averci seguito anche oggi. Mani in pagina finisce qui. Vi aspettiamo la prossima settimana.